Onorevole Sarti. A parole sono capaci tutti. Noi abbiamo presentato una risoluzione in Parlamento proprio su questo problema, a firma del mio collega Tripiedi, e dico solo che in questi anni abbiamo visto manovre come il Jobs Act, come il bonus degli 80 euro resi strutturali, che però non hanno affatto risolto le situazioni, ma hanno sprecato soldi che potevano essere utilizzati, ad esempio, per il reddito di cittadinanza. Ho iniziato a lavorare a 16 anni, ho fatto per 5 anni l'idraulico, sono 38 anni che faccio il facchino. Avendo cominciato a lavorare prestissimo e avendo svolto negli ultimi 6 anni un'attività pesante, Angelo ha potuto fare domanda di pensione anticipata all'APE social dei lavoratori precoci. Anche gli altri requisiti erano in regola, ma non è andata come sperava. Mi ha risposto l'INPS e mi ha rigettato la domanda. Qual è la motivazione? A loro non risulta che io abbia svolto lavori gravosi negli ultimi 6 anni. Eppure Angelo ha presentato la documentazione necessaria. Non mi spiego veramente il perché. Ho fatto subito il ricorso. Casi come il suo sono stati molto frequenti. L'INPS infatti ha respinto il 70% delle domande. Su richiesta del Ministero del Lavoro però ora le sta riesaminando applicando una linea più morbida, ma i margini sono comunque stretti. L'INPS ha fatto sapere che le domande ammesse non saranno un numero molto elevato e quindi ci saranno ancora risorse a disposizione. Quindi se per alcuni la porta APE social si chiude, per altri inaspettatamente si riapre. C'è una nuova scadenza, quella del 30 novembre. È una data entro la quale potranno essere presentate nuove domande sia da parte di coloro che non avevano i requisiti in precedenza sia da parte di chi i requisiti li ha maturati solo ora. Allora, su questo molto sintetici perché il passaggio ulteriore è abbastanza inquietante. Giulia Sarti, ha funzionato o no questo esperimento? Certo che no, non ha funzionato. Tra l'altro abbiamo assistito a un rimpallo ridicolo tra Ministero e INPS in cui non si è sostanzialmente ancora trovata una soluzione proprio a fronte di queste numerose domande e dei criteri assurdi dettati per accedervi. Ma l'APE social, l'APE volontaria allo stesso tempo non sono misure che risolvono veramente le situazioni. Sono delle sorte di concessioni, quasi dei bonus che vengono dati. Non è la pensione è un diritto, non è un bonus. All'estate calda sul fronte dei vitalizi si risolverà in un nulla di fatto, è così Sarti? Speriamo di no. La verità è che il 26 ottobre noi abbiamo chiesto di approvare questa legge prima di aprire la sessione di bilancio e il PD ha bocciato la nostra richiesta. Ci rimpalliamo questa proposta di legge da tempo. I vitalizi sono sostanzialmente, noi abbiamo chiesto di applicare ai parlamentari lo stesso trattamento che viene applicato oggi ai normali cittadini con la Fornero. Niente di più, niente di meno. Damiano, lei è contrario. Com'è possibile che siamo ancora qui a parlarne? Questo è lo scandalo. Damiano, a lei non piace.